Il condono ter è stato chiarito sia dalla Cassazione penale che dalla giurisprudenza amministrativa, non trova applicazione alle aree assoggettate a vincolo paesaggistico, se non per gli interventi edilizi minori, cioè non vale per le nuove costruzioni. Io che ho realizzato una nuova costruzione, ho presentato una istanza di condono ai sensi della legge 326 del 2003, non potrò mai ottenere la sanatoria. Tutto quello che abbiamo detto prima vale per le prime due normative, la Craxi Nicolazzi, di cui è la legge 4785, e quella del primo governo Berlusconi, di cui è la legge 724 del 94. Non vale certamente per il terzo condono. Verrebbe da dire, viene da dire, allora se non vale per le opere oggetto, per le nuove costruzioni realizzate in zona soggettata a vincolo paesaggistico, oggetto di domanda di terzo condono, perché mai i comuni non le hanno esitate? Perché mai sia i comuni che lo Stato hanno incamerato le oblazioni e talvolta gli oneri di concessione? Potremmo discutere all'infinito.